Un'area pubblica inutilizzata diventa un parco dedicato alla memoria delle vittime del Covid-19 della città. Accade ad Altamura, in una zona periferica tra via Carpentino e via Saragat. Sull'area di proprietà comunale sono stati messi a dimora 150 alberi di leccio, ciascuno con una targhetta ed il nome della persona a cui è dedicato. Tutto questo grazie all'intervento di imprese private riunite nel Comitato delle Attività Produttive dell'Altamurgia, presieduto dall'imprenditore Pietro Ninivaggi. È stato così inaugurato il Parco Arborato con un'ampia partecipazione della cittadinanza. Mettere a dimora un albero è una cosa importantissima. Ne abbiamo messi per i 100-150, ma sicuramente saranno messe altre perché ci sono sempre più richieste di personalizzazione degli alberi in favore dei defunti. È stato sottratto a queste persone la possibilità di avere vicini i propri familiari. Questo mi ha toccato molto personalmente e quindi ho pensato di abbinare i risultati. Un'area verde, miglioramento, diciamo, del quartiere, delle piante che diventeranno un polmone verde in questa città, e impegnare tante persone di buona volontà. E quindi abbiamo realizzato questa opera che oggi presentiamo. Basti vedere quante persone sono qui oggi presenti, mi commuove. È stato un periodo buio della nostra esistenza, che sicuramente ci ha insegnato qualcosa e ci ha insegnato a crescere, a volerci bene tutti quanti, a vivere nella comunità con senso civico e nel rispetto delle regole della civile convivenza. L'amministrazione comunale ringrazia il signor Piero Ninivaggi, la sua associazione, e si prenderà cura di questo spazio, così come si prende cura degli altri spazi dedicati ai defunti.